svolta nel caso di omicidio di Vincenzo Caruso, il 67enne brutalmente ucciso a Rocca Gloriosa. È stato notificato lo stato di fermo per un uomo di nazionalità straniera. Questa mattina, intorno alle 10.30, le auto dei carabinieri hanno sfrecciato per le strade del centro cittadino a sirene spiegate. L'omicidio che ha sconvolto il piccolo centro cilentano è stato consumato qualche giorno fa. La vittima era stata aggredita e massacrata di botte vicino al cancello della sua abitazione. A scoprire il corpo ormai in fin di vita un parente, proprietario di un terreno poco distante. L'uomo era ancora agonizzante in una pozza di sangue. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sapri, coordinati dal comandante Michele Zitiello. Nel corso delle attività investigative sono stati vagliati tutti i possibili indizi per la risoluzione del caso. Sono stati ascoltati amici, conoscenti e parenti e visionate le telecamere di videosorveglianza di un deposito edile collocato lungo la strada che porta all'abitazione della vittima. Prevista per oggi l'autopsia sul corpo della vittima, che servirà a chiarire ulteriormente le modalità dell'assassinio.